Se vi sedete, prendiamo subito postazione. Lasciamo la parola al direttore per l'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Di Egidio, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Pompei, Principato. Mi cambia posto. Rinaldi, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Allora, 18 presenti, 6 assenti più la presidente, e sono giustificati i consiglieri Gunnella e Rinaldi. Allora, informo tutti prima di aprire che sono stata contattata oggi dall'assessore De Santis per poter posticipare di un'ora la risposta all'interrogazione. Ho già richiesto al gruppo che ha presentato l'interrogazione se era possibile spostare l'intervento dell'assessore. Non c'è nessun problema, quindi alle 15.30 arriverà l'assessore De Santis e credo anche la consigliera Cerquoni, altrimenti c'è il consigliere Toti, perché era un'interrogazione a firma Lega. Allora, quindi passiamo a quello che era il punto 2. Gli scrutatori sono consiglieri Tosatti, Tripputi e Ciancio. E abbiamo al punto 2 di oggi la proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del decentramento, del regolamento del decentramento amministrativo, sulla proposta di iniziativa consiliare a firma della consigliera Celli, regolamento per le concessioni d'uso per la valorizzazione e gestione dei beni culturali e del paesaggio, cosiddetta project financing culturale. E chi vuole relazionare? Consigliere Giannone. Sì, grazie Presidente. Abbiamo valutato questa proposta di deliberazione nella commissione del 29 gennaio scorso. Intanto probabilmente i miei colleghi ricorderanno che un testo molto simile è stato posto alla nostra attenzione nel febbraio-marzo 2018, quindi questa è una riproposizione di una proposta di delibera abbastanza simile a quella già presentato con protocollo 5399. E rispetto alla versione precedente, questa nuova articolazione del regolamento prevede un numero inferiore di articoli, che da 21 è sceso a 17, e è stato introdotto un po' il concetto di programmazione dei beni culturali da valorizzare, anche se non è stato onestamente, non si capisce bene come ciò debba poter essere fatto, come debba essere approntato all'interno dell'amministrazione. E rispetto al precedente atto, sono stati eliminati gli articoli relativi alla descrizione delle procedure amministrative, che erano comunque già previste, che sono già previste dalla normativa di riferimento, il decreto legislativo 50 del 2016, codice degli appalti, e dal un decreto ministeriale del 6/10/2015, che è la concessione in uso a privati di beni immobili del demanio dello Stato.
La delibera quindi in sostanza ha come finalità l'approvazione di un regolamento che diciamo prevede tutta una serie di punti come l'individuazione dei soggetti, l'ambito di azione del project financing culturale che è previsto sotto forma, diciamo che è qui declinato sotto per diciamo applicato ai beni culturali, ma in sostanza è quanto prevede anche il decreto legislativo 50 e si parla appunto di questa programmazione che insomma capiamo diciamo dovrebbe essere in qualche modo il filo diciamo conduttore di tutto il processo di finanziamento. E poi ci sono alcuni articoli riguardano appunto la pubblicazione di questo programma e come debbano essere ricevute le proposte di valorizzazione e come queste debbano essere esaminate, come debba essere selezionato il progetto da mettere a bando, la commissione tecnica valutatrice viene descritta insomma come dovrà essere individuata. Sulla durata ci sono alcuni articoli riguardo la tipologia di contratto, la durata della concessione, i rapporti tra Roma Capitale e il partner, regime dell'autorizzazione e la remunerazione del partner di Roma Capitale che quindi finanzierà questo progetto e quindi come sarà, diciamo, che tipo di remunerazione sarà prevista. In sostanza, in linea generale, rimarca la proposizione del 2018 e abbiamo discusso in commissione e abbiamo rilevato che in realtà le perplessità che erano presenti già nel 2018 nel vecchio testo sono rimaste tutte quante. E la Commissione alla fine si è espressa con un parere contrario. Grazie. Interventi? Non ci sono interventi. Sì, consigliere Guido. Grazie Presidente. Come diceva il Presidente Giannone, già è arrivata una proposta simile in passato. Sostanzialmente noi come gruppo di maggioranza non siamo contrari a una collaborazione pubblico-privata in chiave di project financing. Il problema è che il coltello dalla parte del manico deve restare dalla parte del pubblico. In questo caso troviamo invece che la questione sia un po' più sbilanciata. In particolare il Comune di Roma dovrebbe prendersi l'onere di stilare un documento unico che riguardi tutti i monumenti cioè di propria competenza e gestione e da lì poi con gare pubbliche far partecipare con manifestazioni di interesse far partecipare i privati che vogliono prendersi cura nel caso l'amministrazione cioè, non possa arrivare alla manutenzione cioè, di questi beni con fondi propri, ma non può essere che la convenzione sia il privato a mandarla al comune, poi il comune lo approva e poi da lì si parte su una base di procedura negoziata, cioè praticamente in cui il privato che ha fornito la convenzione ha una specie di vantaggio di progettazione, nel senso che poi se dovesse vincere lui l'incarico sarà dato e a quel privato che ha redatto cioè la convenzione, se non deve vincere lui il secondo privato che vince deve poi rimborsare l'altro privato che ha fatto la proposta. Su questo punto è abbastanza corretto, nel senso che quantomeno si rimborsa l'altro privato dei costi di progettazione, però capite bene che questo principio va invertito, cioè non può essere che il privato inizia un processo e poi se lo porta a casa così senza colpo ferire, anzi c'è bisogno di maggior interesse cioè da parte della pubblica amministrazione e del Comune di Roma in chiave generale. Punto. Grazie. Altri interventi?
Consigliere Giannone, vuole fare l'intervento di chiusura? Sì, io vorrei aggiungere che diciamo, il parere contrario espresso in commissione si basa anche sul fatto, oltre per quello che insomma le limitazioni diciamo, concettuali del processo, e, ci sono alcuni punti che non abbiamo evidenziato come essere carenti, in particolare il punto riguardante le procedure di controllo della corretta gestione del contratto, e non è previsto dal regolamento nulla riguardo eventuali inadempienze da parte del partner. Poi ci sono alcune cose che non sono ben specificate, quindi il ruolo passivo che diciamo, si evince essere in carico all'amministrazione, nel senso che l'amministrazione deve prendere la convenzione, non c'è scritto in alcun punto che questa convenzione debba essere comunque sia riverificata, o quantomeno non sono descritte quali siano le modalità di riutilizzazione dei beni immobili dati in concessione. Insomma, c'è tutta una serie di punti che fanno emergere uno squilibrio tra l'iniziativa privata rispetto a quella pubblica, e questo secondo noi è pericoloso, perché Roma ha tanti beni e non vorremmo che con questo regolamento poi si desse la possibilità al privato di utilizzare in modo indiscriminato. Pertanto ribadisco che l'idea, la proposta in linea concettuale è anche condivisibile, ma nel modo con cui questo regolamento è stato proposto riteniamo non essere efficace. Grazie. Dichiarazioni di voto? Non ce ne sono. Allora, ricordo che il parere sulla delibera è contrario. Favorevoli al parere contrario? Contrari? Astenuti? Okay. Si candidata, però non ha votato. No, stava fuori. Dopo la votazione, non ha votato. Vediamo. Eccola. La stiamo compilando e ora la depositiamo. Quindi? Perché c'è la delibera arriva con due pareri di astensione della commissione, sì, prima e sesta, e una non espressione da parte della commissione 4. Essendo un emendamento all'atto, va presentato durante la discussione. Sì. Perfetto, sì. È sufficiente una firma del. Fatela, basta uno, insomma. Appena pronta gliela buttiamo. Ok, allora 12 voti favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti, quindi l'atto viene approvato dal Consiglio. E il successivo? Allora, il successivo è la proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta di iniziativa consiliare a firma dei consiglieri Iorio, Terranova, Simonelli, Ficcardi, Agnello, Paciocco, Angelucci e Chiossi, indirizzi a redigendo regolamento edilizio territoriale in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico. Allora, ho appena ricevuto la comunicazione dal gruppo 5 Stelle che ci sarà una proposta di integrazione all'espressione di parere, la stanno preparando, appena è pronta sarà nostra cura farvela avere in copia in modo che possiate tutti vederla. Intanto apriamo la discussione. Sì, consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Andrei direttamente al dispositivo di questa proposta di delibera di iniziativa capitolina. La proposta è passata per il parere nelle commissioni regolamenti e lavori pubblici ed urbanistica, che hanno deciso di votare un'astensione entrambe le commissioni. Allora, vado sul dispositivo. Si delibera di dare
Tale mandato alla sindaca e agli assessori competenti di inserire nel redigendo regolamento edilizio tipo al titolo terzo capo quarto punto 1 intitolato superamento delle barriere architettoniche e rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche il seguente paragrafo: progettazione universale, eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico. La costruzione di nuovi edifici, ovvero la ristrutturazione di edifici esistenti, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e agevolata, deve assicurare le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici contenute nella normativa specifica di settore. Per accessibilità si intende la possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. Per visitabilità si intende la possibilità anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Per spazi di relazione si intende gli spazi di soggiorno pranzo dell'alloggio privato e quelli corrispondenti al luogo di lavoro, servizio e incontro. In altre parole, la persona può accedere in maniera limitata alla struttura, ma comunque le consente ogni tipo di relazione fondamentale. Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito intervenendo senza costi eccessivi per rendere completamente e agevolmente fruibile lo stabile o una parte di esso anche da parte di persona con ridotto o impedita capacità motoria o sensoriale. In tutti gli interventi edilizi sulle unità immobiliari aperte al pubblico, a partire dagli interventi qualificabili di manutenzione straordinaria, deve essere garantito il requisito di visitabilità per gli spazi utilizzati dal pubblico. Gli accessi devono essere garantiti dal piano strada con arretramento della porta d'ingresso rispetto al filo della vetrina e la formazione di un piano inclinato trattato con materiale antisdrucciolo e segnalato con colore visibile di lunghezza adeguata all'arretramento della soglia d'ingresso, anche in deroga alle pendenze massime di legge, con al massimo una pendenza del 15% per uno sviluppo massimo di 2 metri. Qualora non sia possibile realizzare una soluzione per l'ingresso accessibile all'interno della proprietà per l'eccessivo dislivello esistente o per altre questioni strutturali, è possibile intervenire con una soluzione che insista sullo spazio antistante l'ingresso sul suolo pubblico con soluzioni di adeguata efficacia, ad esempio rampe esterne, piattaforme meccaniche, rampe removibili, eccetera. A tal fine il progetto, a firma di un tecnico abilitato, dovrà individuare la soluzione più adatta nel rispetto degli spazi di passaggio sul marciapiede, della sicurezza, delle attrezzature e impianti pubblici e della percezione da parte delle persone con disabilità sensoriale e dovrà essere presentato alla direzione tecnica dell'ufficio manutenzione strade del municipio competente per territorio che a seguito di istruttoria procederà al rilascio di apposita determinazione dirigenziale autorizzativa a valere quale idoneo titolo edilizio, a seguito della quale potrà essere chiesta la concessione di occupazione di suolo pubblico. In questo caso per l'occupazione di suolo pubblico non sarà previsto alcun onere. Qualora non sia possibile per la ridotta larghezza del marciapiede adottare una soluzione che insista sullo spazio antistante l'ingresso sul suolo pubblico, è possibile adottare la soluzione provvisoria, scivoli mobili o altre soluzioni, di cui al successivo comma 4. Può inoltre essere concessa l'occupazione permanente di parti del marciapiede pubblico per la realizzazione di ascensori esterni all'edificio per l'abbattimento di barriere architettoniche a condizione che non sia possibile l'inserimento all'interno dell'edificio, non costituisca pericolo per la circolazione stradale, gli spazi per il transito pedonale sul marciapiede rimangano idonei, non siano violate le norme sulle distanze fra i fabbricati e l'ascensore, non si costituisca servitù di veduta su proprietà di terzi, non vi sia un'apprezzabile riduzione di veduta da proprietà di terzi. Anche per quanto concerne gli edifici che già attuano la soluzione che insiste sullo spazio antistante l'ingresso sul suolo pubblico, così da renderlo accessibile all'interno della proprietà, non è prevista la corresponsione di alcun onere riferito all'occupazione suolo pubblico, previa dimostrazione del possesso di idoneo titolo edilizio a detto posizionamento. A cura dei rispettivi proprietari o aventi titolo, tutte le attività di tipo commerciale, ricettivo, culturale, sportivo e per lo spettacolo aperte al pubblico
che non presentino un ingresso accessibile sono tenute ad adeguarsi alle vigenti disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Il tempo massimo concesso per l'adeguamento sarà definito dagli uffici competenti e non potrà essere comunque superiore ad anni 5. L'eventuale impossibilità tecnica di ottemperare all'obbligo di adeguamento deve essere comunicata agli uffici competenti allegando una relazione tecnica a firma di professionista abilitato, nella quale sia dichiarata e dettagliata la non fattibilità, avendo esaminato tutte le diverse opzioni tecnologicamente disponibili. I condomini residenziali favoriscono le migliorie per l'accessibilità, privilegiando, ove possibile, le soluzioni fruibili dal maggior numero di persone. Fatte salve le norme di prevenzione degli incendi applicabili, negli edifici residenziali l'installazione di montascale a pedana o seggiolino non deve ridurre in posizione di chiusura la luce netta di passaggio della scala a meno di 90 cm. L'installazione di elevatori a cabina per garantire l'accessibilità ai piani è ammessa anche per dislivelli superiori ai 4 metri, nel rispetto delle normative specifiche per questi impianti. Ai requisiti di accessibilità, visitabilità e adattabilità sono ammesse le deroghe previste dalla legislazione vigente ed in particolare quelle relative ai locali tecnici, l'accesso ai quali è riservato ai soli addetti, agli edifici residenziali con non più di 3 livelli, compresi i piani interrati e porticati, per i quali è consentita solo la deroga all'installazione dei meccanismi per l'accesso ai piani superiori, purché sia assicurata la possibilità tecnica di installazione in tempi successivi, preferendo soluzioni che prevedano la futura installazione di elevatori o ascensori rispetto all'installazione di servoscala. Deve essere comunque assicurata l'accessibilità delle parti comuni al piano terra e ai piani interrati. È raccomandata l'applicazione dei criteri di progettazione universale di cui alla Convenzione ONU ratificata con legge 18 il 3 marzo 2009 e successive modifiche e integrazioni. La progettazione di nuovi edifici, ovvero di interventi di ristrutturazione, deve comunque prevedere accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compreso la servoscala, idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari, almeno un accesso in piano, rampe prive di gradino, idonei mezzi di sollevamento, installazione nel caso di immobili con più di 3 livelli fuori terra di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini. È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi del presente articolo. I progetti che riguardano immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 42/2004 e successive modifiche e integrazioni devono essere approvati dalla competente autorità di tutela. L'inosservanza all'obbligo di cui al punto 1, così come disciplinato nei punti che lo seguono, comporta il diniego di rilascio del titolo edilizio. L'inosservanza all'obbligo di cui al punto 4 comporta adeguate sanzioni comminate dagli uffici preposti. Allora, come accennava la Presidente, noi abbiamo preparato un'osservazione, diciamo, da inserire all'interno della proposta di delibera, dove chiediamo un'attenta disamina delle norme regolamentari affinché il previsto superamento delle barriere architettoniche anche per gli immobili già esistenti non si risolva in insopportabili aggravi per gli interessati e o nella creazione di situazioni inaccettabili, e ciò prevedendo anche come debbano procedere gli uffici nel valutare le specifiche e variegate situazioni presentate alla realtà. Prendo ancora gli ultimi 2 minuti che mi sono rimasti per sintetizzare brevemente quello che è la nostra idea e il nostro pensiero. Ovviamente, trattandosi di un tema di abbattimento delle barriere architettoniche, fa parte del nostro spirito, del nostro programma, delle nostre linee guida, tutte quelle azioni che riescono, diciamo, a migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità sono nelle nostre corde, quindi ovviamente non possiamo che essere favorevoli a una proposta di questo tipo. Quello che chiediamo ai nostri colleghi dell'Assemblea Capitolina, che già si sono attivati comunque in tal senso, è di raccogliere un po' questi indirizzi che arriveranno dai municipi e di ritornare in Commissione Capitolina, magari urbanistica, politiche sociali e regolamenti, e valutare poi la fattibilità di questa cosa, cercando di limitare il più possibile l'aggravio che calerà poi in effetti su ad esempio gli esercizi commerciali che dovranno occuparsi di questi adeguamenti. Quindi cercare il giusto compromesso per consentire prioritariamente il massimo abbattimento delle barriere architettoniche
possibili, da un'altra parte una possibilità reale che queste persone che dovranno poi eseguire, diciamo, dei lavori ad esempio di ristrutturazione o di adeguamento delle strutture siano in grado poi effettivamente di sostenere questo genere di lavorazioni. Come dicevo, si sta discutendo fortemente anche con le opposizioni in comune su questo tema. A breve verranno convocate nuove commissioni prima di arrivare a un'espressione di parere definitiva, quindi ovviamente noi siamo favorevoli a quello che è il concetto, no? Che credo sia condivisibile da tutti, cioè la possibilità di ridurre il numero di barriere architettoniche presenti in tutte quelle che sono le strutture di vita quotidiana, cioè quelle che ciascuno di noi si trova ad affrontare quotidianamente. Quindi mi aspetto che, insomma, anche dai colleghi dell'opposizione ci sia un'apertura in questo senso, rimanendo però su quello che vi dicevo un po' prima, no? Nel senso, non è una proposta definitiva, ma una proposta che può subire delle variazioni, dei suggerimenti e delle aperture, considerato tra l'altro che ci sono dei tavoli aperti sia con il governo che con la regione, quindi si sta lavorando un po' a tutti i livelli, dai municipi al governo, per cercare di trovare la soluzione migliore possibile. Non prendo altro tempo e grazie. Allora, era proprio questa la domanda che mi stavo ponendo, con gli uffici il parere da mettere sopra, perché emendare senza ancora avere un parere, quindi capiamo prima qual è il parere da mettere sopra, poi parliamo dell'emendamento. Allora, mi sembra di capire favorevole da questa parte, di qua ci sono astensioni, favorevoli, contrari a questo, il parere da mettere sopra. Allora, il parere sull'atto manca perché non è stato votato in commissione e ci si è astenuti, quindi sto chiedendo qui che parere mettiamo intanto sull'atto, poi dopo lo votiamo e decidiamo se siamo contrari o meno, o se siete, però è quello di maggioranza, quindi favorevole. Noi proponiamo un voto favorevole, Presidente. Ok, favorevole, ok. Favorevole, e quindi adesso con parere favorevole ci sono le osservazioni che sono state fotocopiate. Che una proposta che mi era arrivata di far firmare gli altri capigruppo se sono d'accordo, ma volete interrompere un attimo e spiegate di che si tratta? Se sono interessati, chiaramente, se no. Non siete interessati, è inutile, quindi va bene, allora la fotocopiamo solamente e intanto andiamo avanti con la discussione dell'atto. Sì. Guardavo le facce, mi sembravano non interessati, non l'ho guardato. Però le facce non... Il gruppo di maggioranza è favorevole, allora, a sospendere due minuti se vogliono capire un po' di più sull'emendamento. Allora sospendiamo. Altrimenti... Sì, però capiamo se lo vogliono fare, perché se lo voglio fare è quello avanti. Che sto dicendo pure io, esatto. La stessa cosa, siccome non vedo né alzate di mano né niente, devo interpretare un po' le facce, non è facile. Mi fate sapere se è necessaria un'interruzione? L'osserva l'emendamento. No, io non ho capito se vogliamo interrompere oppure manco no. Io. Per parte io vostra non mettendo... ho capito. No, va bene, allora interrompiamo e spiegatevi. No. Allora riprendiamo. Comunque confermiamo quell'osservazione. Ah, ok, perfetto. Sì, riprendiamo, sono 15 e 29, sì. Riprendiamo il consiglio. Ci sono altri interventi? Sì, perfetto, consigliere Ciancio. Grazie Presidente, consiglieri. Io non avendo partecipato, ho ascoltato con interesse la lettura di alcuni punti del regolamento. So dato che tutti su questo argomento siamo ben lieti che si facciano gli interventi, quelli già che si possono fare con le normali procedure delle leggi attuali, e ce ne stanno tanti lavori da fare. Però su alcuni punti di questo regolamento devo con rammarico raccontare, avvisare i consiglieri
che si accingono a votare non è un voto di un voto singolo che può determinare la fattibilità di alcune procedure che sono complesse. Sui marciapiedi pubblici, ad esempio, il privato non può fare l'elevatore, la piattaforma, perché di fatto può trovare all'interno, oggi, con le moderne tecnologie, delle soluzioni che sono straordinarie. Io vi invito a guardare alcune soluzioni del carro armatino che porta il disabile anche sulle scale verticali. Questo lo comprano direttamente i medici e lo possono comprare anche gli amministratori di condominio, senza deturpare i prospetti all'esterno. Quindi io inviterei l'estensore di queste linee guida, mi dicono che sono, non è neppure un regolamento, di non forzare la mano su alcuni aspetti che poi di fatto non verranno realizzati comunque, perché si incepperà. Le rampe eseguite in deroga vuol dire oggi c'è l'8% di una rampa, quindi deve essere molto lunga per sviluppare una pendenza dell'8%. Il disabile non avrà mai problemi sulla rampa dell'8%, perché se liberi la carrozzina, ma anche una mamma, resta ferma. Non cigola verso il basso, ma se noi facciamo una deroga col 15% di pendenza, che è la strada provinciale Soverato Chiaravalle, di quel 15% molto ripida, noi rischiamo di fare dei danni, rischiamo di fare delle opere che, è vero, abbiamo superato, la mettiamo sul marciapiede esterno, ma ci sono dei mezzi molto più interessanti da tendere e mettere in considerazione rispetto a questo argomento. L'altro punto, e ringrazio ancora che ci ha letto io l'aspetto degli articoli, mi sembra che si voglia rincorrere non una forzatura, ma un obbligo che poi va in contrasto con tutto quello che sono i regolamenti interni dei condomini e i regolamenti sull'accessibilità e sulla sicurezza dei cittadini, perché poi si va in contrasto. Se noi, io vi invito ad andare a via Ponte della Ranocchia, c'è un signore che ha messo in modo abusivo una rampa per un bar, cioè con il corrimano sul marciapiede, già l'ha fatto, che sale così può entrare. Quello è un, come dire, di sera, quando non si vede, può creare un ostacolo visivo ai cittadini, inciampa, quindi è inciampata una signora, è caduta con la spesa, danni diversi. Quindi noi dobbiamo valutare bene quello che proponiamo, non possiamo dire che per fare la rampa obblighiamo prima di tutto negli spazi pubblici. Occupiamoci degli spazi pubblici, occupiamoci delle scuole, mettiamo gli elevatori, i sollevatori, tutto quello che esiste con la tecnologia moderna per aiutare nel pubblico. Per il privato, visto che c'è già una normativa stringente, che è quella che obbliga il condominio ad eseguire tutti i lavori necessari per superare le barriere architettoniche, ma non è che noi gli dobbiamo concedere di fare l'ascensore o l'elevatore nella strada, nel prospetto esterno o sul marciapiede. Non è vero che non c'è la possibilità di farlo all'interno, si è sempre fatto. Tutti i casi che abbiamo avuto nel nostro municipio si sono risolti, di disabili privati che chiedevano l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'hanno risolto i condomini. Questo regolamento mi sembra una forzatura, per tale motivo ritengo che, voglio dire, in linea di principio tutti siamo d'accordo a trovare e a porre dei regolamenti che possano migliorare, ma non è questa la strategia. Ci ritroviamo sulla prima delibera che abbiamo fatto in consiglio per mettere nei condomini le rastrelliere per le biciclette. Oh, non ne ho vista nessuna. Se invece avessimo fatto quel piccolo passaggio in cui dicevamo i condomini virtuosi, noi mettiamo le rastrelliere. I condomini hanno un regolamento, hanno un atto d'obbligo interno che non è facile fare col comune, coi regolamenti comunali, queste procedure. E poi metteremmo in grande difficoltà anche il tecnicismo.
perché non si sa dove sì e dove no. O da per, quindi liberalizzare tutti i marciapiedi di Roma nella zona A, nella zona B, diventa un pasticcio. Io su questi tre punti, come dire, mi sarebbe piaciuto mettere delle osservazioni, però il mio voto d'astensione dà una correlazione comunque al vostro regolamento e alle linee guida, che potranno essere valutate forse meglio in una sede successiva in Campidoglio, ma ritengo che qui in municipio avremmo dovuto fare forse in modo più puntuale qualche osservazione sull'aspetto tecnico regolamentare. Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, io lascerei la parola al relatore per spiegarci un po' queste osservazioni che intendono essere aggiunte. Le lascio la parola. Certo. Grazie Presidente. Allora, come ho accennato in presentazione dell'atto, diciamo il messaggio politico in questo senso è forte. Parliamo di abbattimento delle barriere architettoniche. Già da questa amministrazione, ma anche nelle precedenti, effettivamente il tema era molto sentito, tanto che era stato affrontato nelle commissioni di competenza, politiche sociali, urbanistiche e regolamenti, il tema del PEBA. Anche con interventi di un certo tipo. Come dicevo prima, in questo momento le commissioni capitoline competenti sono in attesa, diciamo, delle espressioni di parere dei vari municipi e anche dei pareri tecnici da parte degli uffici. Anche se la delibera porta la firma di alcuni consiglieri, di fatto la sua redazione è stata, diciamo, alla sua redazione ha collaborato anche il Dipartimento PAO, tra l'altro con un interesse ovviamente della sindaca e del disability manager Andrea Venuto. Volevo spiegare anche il metodo e il senso, diciamo, dell'atto che è stato portato, la necessità di portarla come delibera di indirizzo consiliare e non come proposta di giunta dipende dalla particolare condizione in cui ci troviamo rispetto al regolamento. Quello vigente del 1936 e sta per essere cambiato con una procedura abbastanza complessa che coinvolge, oltre al comune, come dicevo prima, anche la regione e la città metropolitana. Penso che un tema del genere non può e non debba avere assolutamente alcun colore politico. Anche in aula, provvedimenti che vanno in aula Giulio Cesare, provvedimenti che vanno in questa direzione sono stati sempre, diciamo, votati da tutti a prescindere da chi li abbia proposti. La Commissione Lavori Pubblici Capitolina, che è competente sui PEBA, tra l'altro si sta impegnando sulla redazione, sta valutando, diciamo, la redazione di progetti, sta dando gli indirizzi agli uffici tecnici per la redazione di progetti anche per attingere ai fondi, appunto, sul tema dei PEBA. È stato già avviato in regione, come dicevo prima, in città metropolitana, il lavoro sul regolamento edilizio tipo. Quindi diciamo che questo genere di proposta ricade all'interno di un contesto e di un processo che è già stato avviato. Tra l'altro il governo ha manifestato la necessità di un'operazione di semplificazione, proprio rispetto a quello che diceva prima il collega dell'opposizione, ed uniformità sia in materia di urbanistica che di edilizia. Nell'intesa che è stata sottoscritta il 20 ottobre 2016 da tutte le regioni, in applicazione del DPR 380/2001, si è convenuto di redigere un regolamento edilizio tipo con un linguaggio, schema e definizioni edilizie urbanistiche uniformi, che dovranno essere adottate poi alla fine da tutti i comuni. Il tema è proprio questo: come al solito in un'amministrazione pubblica ci sono mille norme, mille regolamenti e ognuno va per conto suo, alcune magari anche in contrasto tra di loro per assurdo a volte. Quindi con questo genere di lavoro, un po' a tutti i livelli, come dicevo prima, dal governo alla regione, alla città metropolitana e poi in cascata dei singoli comuni, si sta cercando appunto di uniformare, semplificare le procedure in maniera tale che si possa procedere in sicurezza e in una maniera assolutamente condivisa.
Tra l'altro è stato creato anche un gruppo di monitoraggio per verificare proprio come le regioni e i comuni si stiano adeguando al RET. La regione Lazio, tra l'altro sottoscritta l'intesa, ha definito delle procedure per l'approvazione del RET ai sensi della legge regionale 38 del 99. L'iter di approvazione del nuovo regolamento prevede appunto che la regione fornisca i criteri per recepire il RET e che siano i comuni ad adeguarsi allo schema. Insomma, per sintetizzare, è un lavoro, come dicevo, a tutti i livelli. Sono state fatte le commissioni capitoline, ci sono stati gli incontri tra regione, ex provincia, quindi città metropolitana, comuni ed esponenti del governo, in maniera tale che si arrivi proprio ad un'uniformità e ad un'unione di intenti. Chiaro è, e questo noi lo esprimiamo anche attraverso la nostra osservazione, che condividiamo il messaggio, condividiamo il lavoro che è stato fatto, ma chiediamo con questa osservazione appunto che vengano semplificate poi quelle che sono le ricadute sulla vita reale. Cioè su quegli adeguamenti che vengono richiesti, come abbiamo detto prima, sia per quanto riguarda gli edifici pubblici, sia per quanto riguarda quelli privati, che i privati aperti al pubblico, scusate, mi sfuggiva il termine. Quindi proprio perché ci sono variegate situazioni su cui ricadono questo tipo di norme, è assolutamente indispensabile procedere in questo senso. Tra l'altro, e concludo Presidente, allora, a parte che un regolamento non è per la vita, come dico sempre, no? Nel senso che con tutte le buone intenzioni che ci sono nell'amministrazione, nel governo di un'amministrazione, si possono commettere degli errori, ci si può rendere conto nel tempo che qualcosa non funziona e quindi vada modificata. Tanto più che questa è una richiesta di adeguamento che parte dal governo, passa per la regione, passa per la città metropolitana, passa per i comuni e ci richiede un parere come municipi. Quindi in realtà è un passaggio obbligato in questo senso. Chiaro che ciascuno di noi nel momento in cui fa un'espressione di parere, e mi riferisco al comune e al municipio, dà anche del suo, no? E se questi sono argomenti che, come dicevo prima, ricadono assolutamente all'interno delle nostre linee guida, del nostro programma, del nostro interesse, di quello che noi diciamo condividiamo assolutamente, non possiamo. Tempo concluso. Chiudo. Non possiamo che essere assolutamente. No, volevo avvertire il signore che non dovrebbe fare fotografie o video. No, la sto vedendo. Ah, ok, si sta leggendo. Leggere può leggere, fare riprese no. Dicevo quindi, l'intenzione è quella di dare il nostro supporto in quello che deve essere il messaggio politico. Poi è chiaro che la politica dà un indirizzo, la parte tecnica, la parte amministrativa deve poi concretizzare quello che è il disegno politico che si sta cercando, il messaggio politico che si sta cercando di trasmettere. Quindi nessuna intenzione, come ci diceva prima il collega dell'opposizione, di andare a complicare le cose o andare a creare un qualcosa che sia assolutamente irrealizzabile o complicato da realizzare o crei dei problemi al pubblico o al privato. Tutt'altro, chiediamo di approfondire questi temi. C'è già un tavolo di lavoro a tutti i livelli istituzionali, quindi non possiamo, come dicevo prima, che essere favorevoli a questa proposta di delibera. Grazie Presidente. Dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto per l'emendamento? No, sì, no? Andiamo subito in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sì? Sì, sono 12 favorevoli e 5 astenuti, quindi viene approvato l'emendamento al parere. E adesso, se lei non deve fare un intervento finale sull'atto, io passerei alle dichiarazioni di voto sul. Allora, dichiarazioni di voto sull'atto, sul parere emendato. Il parere emendato. No? Allora, favorevoli? Contrari? Astenuti?
12 voti favorevoli e 5 astenuti, quindi viene approvato il parere favorevole. Allora, io lascerei la parola alla consigliera Cerconi per l'illustrazione dell'interrogazione, visto che ci ha raggiunto nel frattempo anche l'assessore De Santis. Quindi se vuole andare con l'interrogazione numero 5/2020 a firma dei consiglieri Cerconi e Toti, avente ad oggetto sistema di accreditamento regionale nidi d'infanzia, verifiche rispetto normativa accreditamento nidi d'infanzia pubblici municipio settimo. Sì, consigliera. Buon pomeriggio Presidente, buon pomeriggio Direttore e a tutti i presenti. L'argomento che oggi portiamo all'ordine del giorno nell'interrogazione urgente è un argomento abbastanza complesso, anzi direi molto complesso e anche abbastanza spinoso. Io immagino che l'assessore sappia che il diritto all'istruzione è un diritto garantito in Costituzione, ma assessore, non è semplicemente un diritto all'istruzione, un diritto è il diritto ad una scuola aperta a tutti, è il diritto ad una scuola sicura. E allora la domanda che un po' a noi della Lega è venuta è capire quello che stava succedendo. E questo lo faccio presente perché, come avrà letto sicuramente dall'interrogazione, una delle ultime deliberazioni della Giunta regionale, la 903 del 2017, crea un po' un nuovo sistema di accreditamento per i nidi dell'infanzia, con l'approvazione di un regolamento. Ora, se ho capito bene, ai fini dell'accreditamento, e poi spiegheremo perché è necessario questo accreditamento, è necessario un progetto educativo e un, non voglio dire un progetto tecnico, ma tutta una serie di documentazioni tecniche, le quali fanno sì che effettivamente il nido sia autorizzato al funzionamento, cioè che ci siano le planimetrie, che ci siano i piani di sicurezza, che ci sia la normativa antincendio, che ci siano tutta una serie di documentazioni, che queste documentazioni siano recepite da una commissione tecnica permanente e diciamo la delibera di giunta, il nuovo regolamento dà la possibilità anche ai municipi di costituire queste commissioni tecniche e che questa documentazione abbia lo scopo di dichiarare effettivamente che il nido non solo sta in piedi, ma che è una struttura che può effettivamente accogliere bambini, ma non solo i piccoli alunni, ma anche personale scolastico, insegnanti, perché parliamo di bambini, ma parliamo anche di tutte quelle persone che all'interno della scuola lavorano. Ora, la domanda che diciamo ci è venuta e che nasce da un grandissimo dubbio, è in tutti i nidi del settimo municipio è stato possibile accreditare tutti i nidi del settimo municipio e quindi oggi abbiamo la sicurezza che quei nidi siano effettivamente sicuri? Ma soprattutto è realmente... È corretto dire che il sistema di accreditamento, cioè l'accreditamento, ci permette l'accesso ai fondi regionali e questo accesso ai fondi regionali permette ai nostri nidi di funzionare, cioè permette ai nostri nidi di avere delle risorse che probabilmente nei bilanci municipali e comunali non riusciamo a reperire e quindi la mancanza di accreditamento e la mancanza erogazione di fondi generano per le nostre scuole, nel caso di specie per i nidi dell'infanzia, un danno enorme. La domanda che poniamo nell'interrogazione, che è abbastanza chiara, spero sia stata abbastanza chiara, è la seguente: i nidi dei nostri municipi hanno i requisiti tecnici richiesti per l'autorizzazione al funzionamento? Ma soprattutto abbiamo posto in essere tutti quegli atti e tutte quelle procedure per permettere l'accreditamento? E soprattutto, se questo accreditamento non è avvenuto, come la vogliamo mettere? Cosa facciamo? Dove sono finiti i soldi? Quali e quante strutture non sono conformi e non sono state accreditate? Mi chiedo un'altra piccola parentesi, il sistema di accreditamento, se non sbaglio, anzi faccio un piccolo passo indietro,
La Regione Lazio ha garantito anche la decurtazione di una quota, se non sbaglio 30 euro, dalla retta dei nidi per tutti, diciamo, per indistintamente a prescindere dall'ISE, quindi per tutti i genitori, per tutte le rette che venivano pagate. La mancanza di accreditamento e quindi la mancanza, diciamo, di accreditamento fa sì che venga meno anche questo benefit di cui hanno beneficiato le famiglie, perché vede, noi siamo contentissimi di tutte le cose che vengono fatte su questo territorio. È bellissimo andare in giro e raccontarci che la scuola è fantastica, che siamo meravigliosi, che questo municipio è stupendo e sta facendo il massimo. Ma se poi cadiamo sulla sicurezza delle strutture, o se poi cadiamo sul non riuscire ad accreditare le nostre strutture, i nostri nidi d'infanzia nel sistema d'accreditamento regionale che ci garantisce l'erogazione di fondi, forse sbaglio perché non ho il dato alla mano, quanti sono questi fondi? 600.000 euro? Di più? Di meno? Vorremmo capire anche questo. Quindi, bello tutto, ma preoccupiamoci prima di mandare i nostri bimbi in delle scuole sicure. Quindi chiedo queste risposte, ringrazio intanto per l'ascolto. Sì. Allora, diciamo che il problema è da separare, perché qui sono state poste due domande, una relativa alla sicurezza degli edifici, l'altra invece relativa all'accreditamento da parte della Regione Lazio. Intanto i nidi sono tutti nidi capitolini, nel senso che pur essendo sottoposti alla manutenzione dei singoli municipi, di fatto i nidi d'infanzia, cioè le strutture 03, così come le scuole dell'infanzia, cioè le strutture 36, rientrano all'interno del sistema dipartimentale capitolino, quindi tutta una serie di documentazioni, regolamenti e quant'altro non sono distinti municipio per municipio, ma sono centralizzati a livello capitolino, così come i fondi che la Regione ha sempre trasferito a tutti gli asili accreditati, sia quelli pubblici che quelli privati di tutti quanti i territori della Regione Lazio, vanno a confluire nelle casse ovviamente dell'amministrazione centrale, quindi non è un discorso di entrate che vanno al municipio settimo o ad un altro municipio, è proprio un discorso di ammontare complessivo del finanziamento. L'accreditamento all'incirca l'anno scorso ha portato al Comune di Roma 10 milioni di euro complessivamente. Questi fondi vengono poi ripartiti a seconda delle necessità delle singole strutture territoriali. Nel nostro municipio noi abbiamo 23 asili nido a gestione diretta, cioè 23 asili capitolini che vengono fatti funzionare mediante personale che viene messo a disposizione dal Campidoglio, dal Dipartimento, e mediante tutto ciò che serve per il funzionamento, ivi compreso il materiale di consumo, la refezione e quant'altro. Quindi e anche il sistema delle rette, cioè delle quote contributive, le quote che le famiglie pagano per l'iscrizione a seconda delle fasce ISEE, eccetera, eccetera, vengono gestite a livello centrale, per cui non c'è una differenza tra il genitore dell'asilo nido del settimo municipio e quello di uno qualunque degli altri 14 municipi, cioè, tutti quanti sono sottoposti allo stesso regolamento. In che senso ci sono stati gli accreditamenti municipali? Nel senso che per poter far funzionare le strutture ogni municipio, ogni direzione socio-educativa municipale deve poi provvedere d'intesa insieme con il Dipartimento Capitolino a monitorare, a seguire l'andamento e il funzionamento delle proprie strutture. Pertanto la Regione Lazio 2 anni e mezzo or sono ha istituito questa nuova piattaforma, la piattaforma SIRSE per l'appunto, alla quale ha fatto accedere mediante credenziali i 15 municipi, ognuno dei quali ha caricato sulla piattaforma tutta la documentazione in possesso dei municipi, e ci sono ovviamente situazioni molto diverse
diverse da un territorio all'altro. La legge istitutiva del nido a cui si fa riferimento per quanto riguarda la Regione Lazio è una legge del 1980. Noi abbiamo tante strutture nel nostro territorio che sono anteriori, antecedenti rispetto al 1980. Solo qualcuna è successiva a questa data. Il Comune di Roma è proprio l'ente che consente ai nidi privati di accedere all'autorizzazione al funzionamento, cioè è l'ente che certifica per le strutture private il possesso o meno di questi requisiti. L'ente non ha certificato se stesso, cioè non ha autorizzato al funzionamento i propri nidi a gestione diretta. Tutto questo fino al 2017, cioè fino a quando non è entrato in vigore il nuovo sistema della piattaforma che vale per tutti, nidi privati e nidi pubblici, non ha rappresentato un problema. Adesso che c'è questa piattaforma informatizzata in cui tutti devono caricare la documentazione, ovviamente in base alla documentazione in possesso la piattaforma è in costante aggiornamento. Quindi al momento attuale il nostro municipio è in una situazione di sospensione, nel senso che stiamo caricando gli adeguamenti della documentazione richiesta. In modo particolare i nostri nidi sono assolutamente sicuri, nel senso che funzionano e quindi sono implicitamente autorizzati al funzionamento. Quello che manca è una parte della documentazione, per cui già una parte è stata caricata, la Commissione Tecnica Permanente Territoriale è stata costituita nel 2018, tutta una serie di documentazioni sono state caricate, altre invece sono in via di approntamento, stiamo facendo anche tutta una serie di ricerche in conservatoria, perché essendo alcune strutture molto antiche, molto datate nel tempo, una parte della documentazione, non le planimetrie perché quelle ci sono per tutti, le abbiamo caricate per tutte, non i progetti educativi perché anche quelli ci sono per tutti, i documenti della sicurezza, i piani di sicurezza di evacuazione ci sono per tutti, quindi in termini di sicurezza sostanziale c'è tutto per tutti, in termini di documentazione invece no, ed è proprio questo che stiamo procedendo a fare. Allora, assessore, grazie per la risposta, ma mi mette ancora più agitazione, francamente, perché lei mi dice, è vero, arrivano i fondi che sono 10 milioni per il 2019, fatto sta che quando è il sistema di accreditamento nasce nel 2017, noi ad oggi siamo nel 2020, ancora non siamo riusciti, non abbiamo ancora tutta la documentazione utile per l'effettivo accreditamento. La domanda è, questi soldi arrivano o non ci arrivano ai nidi dove noi oggi non abbiamo presentato la documentazione? Perché non avere documentazione è gravissimo. Cioè non è che è la stessa cosa, non è che è sufficiente dire implicitamente funzionano, certo implicitamente funziona tutto se lo facciamo funzionare, il problema è che se esiste la richiesta di documentazione, la documentazione o c'è o non c'è, quindi o c'è e quindi siamo tranquilli, abbiamo un sistema di accreditamento e riceviamo i soldi, oppure se non c'è c'è un problema, mi posso fidare di lei e mi dice che è tutto ok, ma permette che se non c'è un progetto tecnico, una documentazione che ce lo garantisce, probabilmente l'accreditamento non si farà mai e noi soldi li perdiamo? Perché oggi, mi dispiace dirlo, me l'ha detto lei, implicitamente va tutto bene, certo. Se guido senza patente la guido, implicitamente va tutto bene, poi però se mi fermano e mi chiedono il documento e non ce l'ho, è là che mi fanno la multa, il quadro è lo stesso, implicitamente va tutto bene, ci mandiamo i ragazzini finché non ci succede qualcosa, speriamo mai, o finché non c'è stata la regione che ci ha chiesto mandatemi la documentazione, tra l'altro da 3 anni, quindi io mi chiedo, questi fondi quest'anno e soprattutto se ci riesce a dare delle date, perché invece a me risulta che il sistema di accreditamento sia chiuso, quindi noi non abbiamo più possibilità di accedere a quei fondi, se no ci dice lei la data in cui, quanto tempo abbiamo ancora per produrre questa documentazione, almeno ci riaggiorniamo per quella data. Detto questo sono veramente molto molto preoccupata, perché chiediamo sempre ai privati, e questo è stato anche il caso dei nidi privati o dei nidi
meglio ancora dei nidi convenzionati al quale hanno fatto una grandissima guerra, per poi avere un paradosso oggi, che abbiamo nel sistema di accreditamento regionale i nidi che sono stati privati o convenzionati, che hanno tutto in regola e quindi sicuramente accederanno ai fondi, mentre abbiamo i nidi pubblici, dove forse ci siamo persi qualcosina per strada, che non riceveranno probabilmente i fondi, perché questa è la situazione. Sono sicura, assessore, che noi ci rincontreremo, magari ce lo verrà a raccontare, mi auguro anche in commissione, volendo potrebbe essere utile fare una commissione con i tecnici, magari ci verrà a dire che ha risolto tutto, me lo auguro per il bene dei cittadini, ma sono molto preoccupata perché credo che non sia così per quanto esposto, quindi non mi ritengo soddisfatta per quello che ho appena detto, ma mi riservo e ci riserviamo con la Lega di ridepositare l'interrogazione e di fare un'ulteriore richiesta in commissione scuola. Grazie. È tutto continuato a funzionare esattamente come prima, quindi tutti i fondi ci sono stati anche per i nidi, non solo di questo municipio ma di altri municipi di Roma che non hanno la documentazione a supporto. Settembre 2019. Il sistema è work in progress, nel senso che a mano che si ha la documentazione si ridepositi e si chiede la modalità di riapertura, perché non è che la piattaforma online è chiusa a settembre, chiusa per sempre fino a data da destinarsi. Ci sono delle modalità interlocutorie, c'è un dialogo costante con la Regione proprio per garantire a mano che si acquisisce la documentazione che la documentazione possa poi essere caricata con apposite determinazioni dirigenziali. Dirò che i nidi privati autorizzati al funzionamento sono quelli che sono riusciti poi a presentare, ma noi nel nostro municipio da 2 anni e mezzo a questa parte abbiamo istituito un ufficio apposito per la verifica delle autorizzazioni ai nidi privati e ci sono stati diversi nidi, in particolare nel territorio dell'ex nono municipio, che sono stati chiusi perché non avevano e funzionavano da anni le condizioni per poter funzionare. Quindi come municipio abbiamo assolutamente garantito questo obbligo di andare a verificare le condizioni sia di sicurezza dal punto di vista gestionale e strutturale, ma soprattutto di garanzia del modello pedagogico educativo. Il problema, lo ripeto, è che, e questo è uno dei tanti paradossi, prima sentivo parlare i paradossi di Roma, infatti anche per me è paradossale questa situazione, ma il Comune di Roma negli anni ha autorizzato le altre strutture ma non ha mai autorizzato se stesso, cioè non ha mai predisposto, dando come fatto acquisito che essendo lui l'ente autorizzatorio nei confronti degli altri, quello che lui costruiva era sicuramente fatto bene, quello che lui faceva funzionare è sicuramente fatto bene, ma perché effettivamente l'ha costruito secondo quei parametri, secondo quella che poi ha imposto, tra virgolette, con il regolamento stesso a cui il Comune si è attenuto nella realizzazione delle cose, di procedere. Quindi è un paradosso, è vero, è uno dei tanti paradossi che ci siamo trovati a dover ereditare e a cui stiamo mettendo mano piano piano per riuscire, per quanto possibile, a sanarli e a sistemarli. Ci stiamo lavorando, ci stiamo anche investendo diverse centinaia di migliaia di euro, per cui immagino che abbiamo per esempio tutta la progettazione per ottenere la scia antincendio di tutti e 23 i nostri nidi capitolini nel nostro municipio. È chiaro che fare queste cose laddove per anni, per decenni non è stato fatto, ma anche semplicemente andare alla Conservatoria di Roma per andare a recuperare della documentazione sono ore, giorni di lavoro vero. Piano piano lo portiamo avanti. Ho concluso. Allora, siamo al punto 4, proposta di deliberazione avente ad oggetto indizione e svolgimento delle operazioni di voto per l'elezione degli organi di gestione del Centro Sociale Anziani Roma Nina del Municipio 7, in base al regolamento dei centri sociali anziani approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina numero 28 del 13/12/2010. Cambio lo scrutatore perché Ciancio è uscito e quindi consigliere Giuliano. Sì, chi vuole? Consigliere Principato.
Grazie Presidente, colleghi consiglieri, come Presidente di Commissione corre il piacere e l'obbligo di presentare questa proposta di delibera, anche perché è stato fatto un bel lavoro sia dalla Commissione che ha seguito molto da vicino la questione, sia da parte degli uffici, gli uffici tecnici che ci hanno sostenuto attraverso l'assistente sociale di riferimento, il responsabile del servizio e la parte diciamo amministrativa, in quello che è stato un percorso travagliato, difficile e che si è concluso alla fine, ahimè, con un commissariamento. Finiti questa serie di incontri diciamo sul centro anziani all'interno delle commissioni politiche sociali, diciamo con il supporto anche degli uffici, siamo riusciti a raggiungere diciamo una soluzione. Quindi con questa proposta di delibera, che è di iniziativa appunto della direzione socioeducativa, arriviamo ad approvare l'indizione dello svolgimento delle operazioni di voto per l'elezione degli organi di gestione del centro in base al regolamento sui centri anziani vigente. Quindi la proposta di delibera ci impegna a considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e a indire appunto le elezioni del Presidente del Comitato di Gestione presso il Centro Sociale Anziani Romanina in data 10 marzo 2020. Questa proposta di delibera arriva con pareri favorevoli dal Direttore del Municipio, Dottor Menichini, dal Direttore dell'Area Socioeducativa, Dottor Airaghi. Non ci sono pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile, perché non ci sono spese in questo senso, e quindi diciamo come tutti i consiglieri hanno avuto la possibilità di seguire il travagliato percorso di questo centro anziani, insomma, siamo tutti consapevoli del fatto che questo potrebbe essere un momento di svolta e di rinascita anche per questo centro, che comunque ha fatto una buona attività in tanti anni. All'interno del centro ci sono diverse attività dedicate agli iscritti, ma comunque c'erano dei problemi di natura gestionale che con queste nuove elezioni cercheremo di superare. Devo dire che il centro diciamo abbiamo avuto fin da subito un feedback positivo anche da parte degli iscritti, intendo quelli non eletti, nel senso che per necessità di gestione, magari non tutti lo sanno, quando avviene un commissariamento in un centro sociale anziani viene indicato un responsabile, il commissario, che ovviamente è responsabile dell'ufficio centro e soggiorni per anziani, ma poi effettivamente per poter gestire l'apertura e la chiusura del centro con attività assolutamente ordinaria, quindi senza che avvengano poi degli scambi economici per attività complementari effettuate con l'associazione, ci deve essere qualcuno che fisicamente si prende l'impegno di aprire, chiudere il centro, controllare che sia tutto a posto. E devo dire che c'è stato in riunione presso il centro, in sopralluogo, subito la disponibilità di 4-5 persone che si sono diciamo appunto rese disponibili per l'apertura e la chiusura. Tra l'altro abbiamo delle ulteriori persone iscritte, perché questo centro ha anche una bocciofila al suo interno, abbiamo avuto la disponibilità di altre persone iscritte all'associazione della bocciofila per mantenere attivo anche quel tipo di servizio, perché ci troviamo in una struttura all'interno della quale è presente un campo del tutto regolamentare, quindi il gruppo che gioca la bocciofila non lo fa solo per puro divertimento, ma c'è anche una sorta di attività agonistica, partecipano a dei campionati, a delle gare, anche raggiungendo dei buoni risultati. Quindi siamo felici di essere riusciti a mandare avanti diciamo l'attività tra virgolette ordinaria, evitando di chiudere sotto le feste poi tra l'altro in una situazione sociale difficile un servizio che comunque era dedicato alla terza età. Quindi concludo ringraziando la parte tecnica amministrativa degli uffici dell'area socioeducativa, l'assessore Cristian Leo al sociale, che ci ha supportato anche in questo percorso, e ovviamente tutti i commissari di maggioranza e di opposizione della Commissione Politiche Sociali per il supporto. A breve, credo probabilmente entro la fine del mese, considerando che le elezioni si svolgeranno il 10 marzo, dicevamo, gli uffici ci
ci dicevano si farà un incontro, un'assemblea, diciamo, di preparazione per tutti gli iscritti, come dire, utile poi alla procedura di elezione stessa. Quindi in quell'occasione descriveremo quello che è il processo per arrivare fino all'elezione dei candidati e avviare finalmente questa nuova gestione. Grazie Presidente, se ci sono delle richieste di chiarimento ovviamente rimango a disposizione. Certo, il Presidente parlava di percorso travagliato che ha portato al commissariamento. Purtroppo, ecco, c'è stata una nota dolente rispetto a questo centro anziani, che poi è un centro bellissimo, un centro che vede quasi 700 iscritti, perciò uno, il terzo o il quarto del nostro municipio come iscritti al centro. C'è stata una discussione animata, un confronto all'interno del centro e io voglio fare una raccomandazione al Presidente per indirizzare, c'è la nuova legge che regola il terzo settore, il Presidente lo sa bene, c'è un regolamento dei centri anziani che va rispettato e dobbiamo rispetto a questo incamminarci su un discorso positivo, nuovo, rispettoso della legge e perciò dobbiamo aiutare i nostri CSA del nostro municipio affinché appunto tutti quanti vadano verso una correzione dello statuto rispetto allo statuto che praticamente oggi hanno e che per molti centri ancora non parla di promozione sociale, arrivare appunto a una correzione in modo che siano funzionali rispetto alla nuova legge. Ecco, questa è una raccomandazione che io ho già fatto in sede di commissione che rifaccio oggi e io spero che ci sia la volontà da parte della commissione, del Presidente, perché si arrivi, ecco, a un rispetto di tutto ciò che io penso evita anche discussioni future nella gestione dei nostri centri anziani. Altri interventi? Non ne vedo. Consigliere, vuole fare un ultimo intervento? Sì, Presidente, la ringrazio. Devo fare l'intervento di chiusura perché ci sono state delle sollecitazioni da parte del collega Toti, però erano cose che io non avevo detto in presentazione perché, diciamo, fuoriuscivano da quello che era l'argomento dell'atto. Quindi, andando più in generale sul discorso dei centri anziani, raccolgo assolutamente in maniera positiva queste sollecitazioni. Tra l'altro ci tengo a precisare che in realtà si sta già lavorando da mesi su questo e colgo l'occasione per ringraziare il coordinamento municipale dei centri sociali anziani del settimo perché stanno facendo un lavoro a titolo completamente gratuito, importantissimo per questo municipio. Ci tengo particolarmente perché è un lavoro che da quando esiste il municipio non è mai stato fatto prima. Questo lavoro ci sta rendendo edotti appunto di alcune tra quelle problematiche che ci segnalava il collega Toti, ad esempio per quanto riguarda il discorso dello statuto, no? Dello statuto, delle convenzioni tra i singoli centri anziani e il municipio. E siamo ormai quasi in chiusura di un lavoro complicatissimo che io ho supervisionato ma che, come dicevo, è stato condotto al 90% dal coordinamento municipale che continuo a ringraziare e siamo, diciamo, quasi alla fine. Considerato la modifica sui membri delle commissioni e che avremo il piacere di acquisire in Commissione Politiche Sociali anche il collega Todi, ci sarà in quella sede l'occasione per aggiornarvi tempestivamente su quello che è lo stato di avanzamento dei lavori, non solo per il centro anziani, quindi della Romanina, ma in generale per tutti i centri sociali anziani. Ovviamente anche chi non fa parte della commissione ma è interessato in qualche modo ad avere notizie, eccetera, noi siamo aperti e alla massima disposizione di tutti per fornire tutte le informazioni del caso. In questo momento non abbiamo fatto ancora comunicazioni ufficiali perché i lavori sono in corso, quindi, come dicevo, non è ancora completo il processo di regolarizzazione, considerando anche quell'altro aspetto che veniva evidenziato, e cioè
l'adeguamento poi a un futuro regolamento, nuovo regolamento dei centri sociali anziani, che non abbiamo più ripreso l'argomento, ma in realtà sta andando avanti e attualmente, diciamo, scusate se divago, ma veramente tre secondi, attualmente diciamo in discussione a livello centrale sia con la parte relativa ai dipartimenti responsabili, quindi in questo caso il Dipartimento Politiche e Sociali, ma anche sotto l'osservazione del Segretariato dell'Avvocatura Capitolina, per fare in modo che appunto non ci sia alcun tipo di problematica rispetto a quello che è l'accordo con la normativa vigente. Quindi onestamente ci stiamo mettendo un po' di più rispetto a quello che avevamo previsto a livello centrale per portare in aula questo regolamento, ma preferiamo fare un lavoro di fino in maniera tale che poi non ci sia la necessità di ritoccarlo stravolgendolo completamente, ma che sia il più possibile allineato a quello che, cioè allineato alla normativa vigente, ma anche e soprattutto alle richieste che stanno pervenendo sia dai singoli municipi che dal coordinamento cittadino. Scusate se ho divagato, però essendo stato sollecitato mi sembrava importante. Ribadisco che in commissione avrete tutti i dettagli di cui avrete necessità. Grazie Presidente. Dichiarazioni di voto? Non ce ne sono, andiamo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Immediato. Mi sa che in capigruppo rimaniamo in due. Okay. Allora, ci sono voti favorevoli, sono 15 all'unanimità, quindi votiamo adesso l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Immediata concessa. Concessa. Siamo all'ultimo punto di oggi. Ed è la proposta di risoluzione avente ad oggetto l'impianto di illuminazione nel parco di Tor Vergata denominato Salvador Allende. Chi è? Consigliere Tosatti. Grazie Presidente, grazie consiglieri, colleghi, speriamo che non se ne vadano altri perché è interessante anche questo punto all'ordine dei lavori. La proposta di risoluzione è sull'impianto di illuminazione nel Parco di Tor Vergata. Vado a leggere quanto già esposto nelle premesse, che è indicativo del grande lavoro, lungo lavoro, che iniziano nel 2017 per arrivare quantomeno a fare questa risoluzione. Premesso che il parco è collocato all'interno del perimetro del piano di edilizia economica Tor Vergata 2, che con deliberazione numero 80 dell'agosto del 2009 sull'assestamento di bilancio venivano allo scopo stanziati 100.000 euro. Nel marzo del 2011 iniziarono i lavori di riqualificazione del parco e fu realizzato un impianto di illuminazione fotovoltaico. Per la caratteristica di questi impianti, essi sono autosufficienti. I lampioni installati, cioè, non necessitano di un collegamento alla rete elettrica generale e quindi di scavi per il passaggio di cavi. Questo accorgimento fu considerato al fine di scongiurare compromissioni alla possibile presenza di reperti archeologici rilevati comunque anche già dalla Soprintendenza di Stato del MIBAC. Nel 2015, il 30 ottobre, il sindaco Marino inaugurò il parco intitolandolo al presidente del Cile Salvador Allende, deposto l'11 settembre del 73 dal golpe militare del generale Augusto José Ramón Pinochet Ugarte. Considerato che diversi anni or sono il Comitato di Quartiere Tor Vergata e l'Associazione Culturale Nuova Tor Vergata chiesero all'amministrazione di intervenire per riqualificare il parco archeologico. Negli anni 2005-2006 il gestore dell'illuminazione pubblica Reti ha abbandonato questo tipo di impianti, soprattutto a causa degli ingenti oneri manutentivi. Per queste caratteristiche tecnologiche l'impianto,
non rientra tra quelli concordati con Roma Capitale e non può essere preso in carico da Reti. Nessuna manutenzione ordinaria fu mai pianificata. Dopo un anno dalla sua realizzazione smise gradualmente di funzionare fino al suo totale spegnimento a causa di esaurimento delle batterie poste ai piedi dei sostegni, dei furti dei pannelli posti sui corpi illuminanti e degli atti di vandalismo. Ci fu una nota di commissione, prima lavori pubblici del municipio, il 19 marzo 2018, in cui si chiedeva al Dipartimento SIMU, al Dipartimento Ambiente e alla Direzione Tecnica del Municipio VII di voler comunicare eventuali atti che chiarissero lo stato di possesso dell'impianto, ma non ci fu nessuna risposta. Dopo le ricerche della Commissione prima, nessun Dipartimento rilevò di avere in carico manutentivo l'impianto. La commissione prima, lavori pubblici, parcheggio, alberature stradali, eccetera, ha richiesto e ottenuto una commissione capitolina che si è svolta a novembre del 2018, nella quale Areti si impegnava comunque a produrre un preventivo sulla fornitura di un impianto adeguato e che rispondesse agli standard stabiliti dall'accordo di servizio. La sovrintendenza capitolina si rendeva disponibile a dare supporto al progetto, seppure con risorse limitate. Tenuto quindi conto che il parco rappresenta uno dei pochi luoghi di aggregazione pubblica nel quadrante, che per la sua estensione costituisce un attraversamento vantaggioso per chi da via Sartre limitrofe si reca a piedi nella zona commerciale di via Itor Vergata, che il territorio, quindi il comitato di quartiere e l'associazione Vivi il Parco, dimostrando ancora grande interesse al tema, ha chiesto la riqualificazione e la valorizzazione del parco anche nel percorso del bilancio partecipativo di Roma Capitale 2019. Tutto ciò premesso, considerato e tenuto conto, il Consiglio del Municipio VII risolve di impegnare la Presidente ad attivarsi presso la Sindaca e gli assessori competenti affinché adottino tutte le azioni necessarie a finanziare e realizzare l'impianto di illuminazione del parco di Tor Vergata Salvatore Allende, come richiesto dal territorio in sostituzione dell'impianto attuale. Grazie. Interventi? No? Vuole fare un altro intervento? No? Sì? C'è l'intervento di... Sì, sì. No, in raggiunta a quanto scritto, io volevo ringraziare veramente il grande lavoro che è stato fatto in commissione lavori pubblici, lavoro che è stato accolto dalla presidenza della commissione, che ha prodotto una fitta rete di informative, di note, per capire com'era la situazione prima di poter stilare questa risoluzione. Ancora nella commissione prima del 2 dicembre 2019, per finire, si è riusciti ad avere in commissione la soprintendenza archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Roma del MIBACT, in persona proprio della dottoressa Angelina De Laurenzi e della dottoressa Maria Letizia Rocci, per approfondire gli aspetti, diciamo, archeologici che dovranno interessare necessariamente il progetto futuro per realizzare l'impianto. Per cui la dottoressa De Laurenzi ci ha informato che il Ministero nulla osta alla possibilità di sostituire l'attuale impianto di illuminazione, diciamo a pali autonomi, con un impianto collegato alla rete, alla rete elettrica, ma ovviamente sarà necessario presentare alla soprintendenza stessa un progetto di massima
dell'intervento che si vuole realizzare e questo intervento avrà bisogno di uno scavo assistito, quindi di personale scelto e retribuito ovviamente dal committente, con un'adeguata documentazione delle indagini eseguite, indicare anche il costo dell'archeologia che dovrà prevedere eventuali maggiori costi per varianti in corso d'opera, quindi scavi integrati nel caso di ritrovamenti archeologici. Quindi diciamo che per questo noi abbiamo chiesto alla Giunta Capitolina di farsi carico, visto che ne ha la possibilità e che c'è la volontà da parte del Municipio per la realizzazione fino alla realizzazione finale dell'impianto di illuminazione. Grazie. Dichiarazioni di voto? No? Sì, consigliera Cerquani. Così poi mi rispondi, eh? Sto scherzando. Una risata ogni tanto, ragazzi. Fa bene alla vita, fa bene. Allora, per quanto riguarda la Lega, pur convenendo la necessità di quanto esposto dal consigliere che ci ha preceduto, rimangono tuttavia alcune perplessità. La prima sono dove sono finiti 100.000 euro, ma non solo, questi lavori verrebbero fatti totalmente dal comune, e ancora i cittadini ci potrebbero chiedere: ma perché di tutte le situazioni particolari che oggi vediamo intorno a noi e di quello che succede ne abbiamo presa una così, una su tutte? Dovremmo fare forse invece nelle commissioni preposte un lavoro un po' più puntuale per verificare tutte quelle situazioni di emergenza e di necessità. E un altro aspetto, ci sono delle situazioni tipo questa che potrebbero, diciamo, essere anche aperte a volte alla condivisione del consiglio e non forse prese e portate così e dire: ma sì, alzate la mano, tanto una volta in più, una volta in meno non cambia niente. A volte la condivisione soprattutto nella parte, diciamo, nel rapporto politico e di consiglio, che è la cosa più utile, diciamo è la cosa più utile. Detto questo, la nostra dichiarazione di voto sarà l'astensione, augurandoci che per le prossime volte ci sia soprattutto condivisione, ma anche un allargamento di vedute, non solo a problemi, diciamo, singoli, ma a una situazione generale. Grazie. Consigliere Guido. Faccio io, Gianni. Grazie Presidente, la questione è molto semplice. Dopo l'illuminazione di una parte del Parco degli Acquedotti e del Parco Romanina, sul Parco Romanina in particolare la metà dei fondi più o meno l'ha messa il Municipio, perché la metà del parco ce l'ha fatta questa amministrazione municipale, per l'altra parte invece è quella comunale. Per quanto riguarda invece il Parco di Tor Vergata, IEND, esisteva già una illuminazione fotovoltaica, purtroppo si è degradata in parte, i pali sono stati anche rubati, eccetera. Quindi là, sia perché è un'area periferica, sia perché è l'unico polmone verde in zona importante, sia per questioni di sicurezza, eccetera, fondamentalmente bisogna illuminare il parco. Quindi molto semplicemente è questo. Quindi quello che a me importa dire è che questo parco va illuminato e sarà illuminato prima di questa consigliatura. Se non ci metti i soldi di dipartimento, ce li mettiamo noi. Punto. Consigliere Giuliano. Grazie Presidente. È questa ultima frase che mi rende diciamo, necessario l'intervento. Siccome... Sì, nella dichiarazione, però dico un intervento dichiarativo, no? Quindi siccome Ma scusi consigliere, perché non ho detto che voto favorevole alla fine? Sarà capito? Se no io lo dicevo io, insomma. L'avevamo dedotto. Sì, mancherebbe altro. Dalle facce si vedeva la positività.
No, ma avendo letto anche velocemente, diciamo poc'anzi, questo il contenuto e avendo seguito l'intervento del collega, l'unico dubbio che a me rimaneva aperto, al di là della scelta che poteva essere comunque, come ha detto lei, anche diciamo programmata, chi avrebbe messo i soldi? Allora, su quest'atto l'astensione di Fratelli d'Italia è perché il consigliere Giuliano e il consigliere Gallone avevano capito che c'era un grosso dubbio di partenza. Quindi, al di là della volontà, chi ci mette i soldi? Perché non è che votiamo qualcosa, no? Solo perché è scritto su carta. Sono 100.000 euro previsti nel 2009. Dopo 10 anni, quindi, no? Programmazione di bilancio 2009-2011, dopo 10, 9, 11, 10 anni, questi soldi qui secondo me saranno non liquefatti di più. Quindi prendere questa cosa sarebbe stato carino, come lei ha detto nell'ultima, diciamo, nelle ultime due parole, dire che il municipio avrebbe fatto questo intervento. E allora io penso che anche questa opposizione, anche se avete messo il timbro, ma va bene perché poi è un'azione politica di maggioranza, queste cose ci stanno, però avrebbe votato favorevolmente, perché sapevamo che questo municipio avrebbe preso l'impegno di metterci la faccia e di mettere i soldi per poter fare l'operazione. A questo punto anche questa, noi da quest'altra parte potevamo solo che essere contenti, ma se dobbiamo avere sempre a che fare con un procedimento amministrativo comunale dove sapete anche voi il caos che c'è e andare a ritrovare soldi che sono del 2009-2011 è banale, è, insomma, è da farci una risata sopra. Quindi questo era quello che a noi ci tornava. Lei l'ha detto, se non lo fa il Comune di Roma, i soldi mettiamo noi. Potevamo fare un atto che i soldi mettiamo noi e avremmo fatto bingo. Fratelli d'Italia si astiene. Allora, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il 12 favorevoli e 4 astenuti. 11. Allora, l'atto viene approvato con 12 voti favorevoli e 4 astenuti. E il consiglio chiude qui, sono le 16:32.